Hai thirst, ho sete. Non c'è cappella nel mondo, nelle case delle missionarie della carità, in cui non compaiano le parole di Gesù appeso alla croce. Ho sete, sentì rimbombare nella testa quella notte del 10 settembre 1946, durante un viaggio in treno, la 36enne Suor Maria Teresa. La sete del supplizio di Gesù, capirà in breve, è la stessa degli slum di Calcutta, un inferno maleodorante di spazzatura umana, arso da una miseria che nessuno estingue e nel quale nel 1948 la suorina albanese sceglie di immergersi. Quando Paolo VI concede alle missionarie della carità che Madre Teresa ha fondato nel 1950 di espandersi fuori dell'India, la prima casa della congregazione in Europa è in uno slum della periferia romana, in vicolo Tor di Fiscale. Qui, nella semplicità quasi disadorna della struttura e dove ancora molti angoli conservano il ricordo delle tante soste di Madre Teresa, il postulatore della causa, padre Brian Kolodiejczuk, mette di nuovo in luce uno degli aspetti più particolari della santità di Madre Teresa. L'esperienza più particolare, eroica, sconosciuta e stupefacente che ha fatto è stata quella che lei definiva l'oscurità. Anche dopo aver raggiunto l'unione con Gesù, la sua fede e il suo amore per lui erano così intensi che Cristo ha potuto condividere con lei le sue pene più atroci. La madre diceva di credere che le sofferenze interiori di Gesù siano state peggiori di quelle fisiche sulla croce. Ora ne abbiamo compreso la motivazione, in quanto lei stessa viveva in unione con Gesù, o direi piuttosto che era così unita a lui da consentirgli di condividerne con lei il suo dolore più intenso ed interiore. Quella di Madre Teresa è la storia di una piccola matita che ha disegnato con le sue missionarie e i suoi missionari scenari impensabili di carità in tutto il mondo. È la storia di una santa e del Papa Santo che la volle presto sugli altari, ciò che avvenne nel 2003, a soli 6 anni dalla morte della religiosa. Il rapporto speciale tra Giovanni Paolo II e Madre Teresa non fu solo un intreccio di grandi anime, ma una delle tessere speciali del mosaico interiore dell'Angelo dei Poveri. Sapeva che nel mondo occidentale la più grande povertà, anche rispetto a quella materiale, era quella interiore. Affermava infatti che la peggiore povertà consiste nel non essere amati, voluti, curati. Quindi, a motivo della sua esperienza, viveva identificandosi ed era solidale con questa angoscia interiore. E questo era un aspetto che non conoscevamo fino al momento in cui non abbiamo cominciato ad esaminare i documenti. La canonizzazione di Madre Teresa il prossimo 4 settembre è la realizzazione del desiderio di un altro Papa. Quando Francesco ne ha potuto fissare la data durante il concistoro di metà marzo scorso, è come se il giubileo abbia trovato una nuova patrona e la Chiesa uno specchio in cui rivedere la propria missione di misericordia. Una missione riflessa nel sorriso raggiante e trafitto di rughe che il corpo curvato da una vita di privazioni non riuscì a smorzare, della donna che volle fare della compassione per gli ultimi un ideale assoluto. Stiamo preparando il tema della canonizzazione per noi e per le persone che vi parteciperanno e abbiamo scelto lo slogan che in italiano è tradotto con Madre Teresa, messaggera del tenero e misericordioso amore di Dio. Quindi è molto interessante che la madre stessa non abbia utilizzato tanto come parola chiave il termine tenerezza, quanto invece parlava della misericordia di Dio, del suo perdono, della sua tenerezza, della sua compassione.